E carissimi amici, carissime amiche, bentornati ancora sul canale e vi manderò in coda a questo video anche alcuni minuti di commento dell'amico Fulvio Covalero che mi ha mandato alcune sue brevi considerazioni. Voi sapete che proprio ieri è stato prelevato il DNA anche al Fulvio Covalero, che ovviamente è sempre stato un po' ai margini di questa inchiesta, e lui insomma ci ribadisce ancora una volta le sue convinzioni, insomma, che sono sempre le stesse, non da me condivise ovviamente, ma insomma, lui ci chiede rispetto per quella figura della sua amica Liliana, che dice è passata quasi per essere una messalina, è passata per avere traffici poco leciti, è passata per essersi suicidata. Ora, fermo restando che il rispetto è dovuto senz'altro, ma le conclusioni a cui arriva Covalero, ovviamente io le ho sempre considerate conclusioni dettate dall'animo di un amico, ecco, che ha questa idea romantica, legata a questa idea romantica della sua amica dell'adolescenza. Quindi va bene, lo sentiremo alla fine. Diciamo che certamente molto fiumi di parole sono state dette su questa donna che alla fine poco era conosciuta anche dagli amici, credo io, molto, molto riservata, quindi si è scritto di tutto e di più, ma ora, dopo tutto quello che si era detto, la storia d'amore, eccetera, la procura sta tornando sui suoi passi e c'è in questi giorni un'atmosfera di resa dei conti, quasi uno scontro finale, perché si stanno soprattutto confrontando che cosa? Delle dichiarazioni dei vari personaggi, che sono dichiarazioni contrastanti, spesso completamente opposte. Quindi, per quanto riguarda la mia analisi, non c'è nessuna mancanza di rispetto, perché credo che l'unica mancanza di rispetto verso la Resinovic sia quella che, quando si parla di suicidio, perché il suicidio è una forma, diciamo, di mancanza di rispetto verso se stessi, una forma di sconfitta, che in questo caso, fortunatamente, non c'è stata. Perché l'unico modo per rendere giustizia a questa donna, qual è? L'unico modo è la verità. E la verità a volte può essere scomoda. A volte può essere scomoda. Perché, vedete, noi siamo tutti delle brave persone, ma possiamo vivere dentro di noi magari dei segreti, delle problematiche. E quindi qualcuno mi chiede, ma secondo te, in estrema sintesi, cosa è successo? Vedete, io credo che questa storia vada riscritta per come
è stata affrontata fino ad oggi. E quindi se io dovessi veramente fare un'estrema sintesi, è facile pensare a questa ragazza che dopo un'adolescenza, diciamo una prima gioventù passata con lavoro, lo sport, sposa Sebastiano. Con lui sta 32 anni sostanzialmente buoni, con alti e bassi dal punto di vista anche economico. Certamente nel 1992, quando Sebastiano lascia il lavoro al giornale, non vivono dei momenti, diciamo, di serenità economica. Ma poi qualcosa cambia, cambia e perché Sebastiano si dà da fare e le cose cominciano a girare per il verso giusto. Non lo so in che modo si dà da fare, ma si dà da fare. Però qualcosa cambia in negativo nella vita della nostra Liliana. Negli ultimi anni prima della morte, perché perde alcuni riferimenti, perde la mamma, perde l'equilibrio lavorativo perché va in pensione. Vedete, quando non si vive bene, non si vivono bene gli anni della pensione, può essere anche traumatico, perché quando uno per 40 anni fa una certa carriera lavorativa, c'ha una certa posizione, diciamo anche di prestigio, poi essere collocati fuori dal mondo lavorativo può dare dei problemi a livello anche psicologico. E poi c'è stato il periodo Covid. Non dimentichiamoci che il 2020 e anche il 2021 sono stati anni terribili, anche dal punto di vista economico, anni che hanno cambiato l'umore, hanno cambiato il fisico della Resinovic, hanno cambiato il suo modo di vivere, hanno addirittura abbassato le difese immunitarie. E in questa fase di debolezza, io credo si sia inserito lo Sterpin, che a mio modo di vedere la coinvolge, ma non dal punto di vista sentimentale, ma con interessi diversi. Quindi sono interessi che non sono condivisi da Sebastiano, che diventa insofferente a questo nuovo modo di vivere, diciamo, differentemente di Liliana, per cui si inclinano i rapporti anche con altri amici di sempre, come Adriana, Enzo, anche con Salvo, con Gabriella, non è più come una volta. Forse lo Sterpin effettivamente pensava, chissà, nella sua mente, di poter fare altro, ma non c'è stato altro, non c'è stato altro. Vedete, in quel periodo 2020-2021, tanta gente si è rovinata economicamente e questa difficoltà economica ha fatto in modo che molte persone avessero debiti di qualsiasi tipo e finissero, diciamo, in brutte situazioni. Qualcosa del genere deve essere capitato, secondo me, alla Resinovic. E i giorni immediatamente precedenti alla sua scomparsa, alla sua morte, sono sintomatici. Vi sono soldi dati al fratello, i codici fatti vedere al fratello, c'è il nervosismo soprattutto del giorno prima che scomparisse, perché lei effettivamente
effettivamente aveva appuntamento con qualcuno a cui non poteva dare quello che magari era stato promesso. Ed ecco che quindi quel 14 dicembre tutti ad avere l'alibi. Sebastiano l'alibi perfetto, Sterpin che si costruisce l'alibi, ma certo che il più strano di tutti in questa storia è lo Sterpin, che da personaggio esterno si va a costituire giorno dopo giorno un ruolo che non gli appartiene. Voi pensate soltanto, no? Soltanto per un momento a quella famosa telefonata. Mi riferisco alla telefonata che Sterpin fa a Salvatore Nasti per convocarlo nei pressi della passeggiata, per comunicazione della massima importanza, per comunicargli che era sparita Liliana, Liliana chi? Vi ricordate? Ora, non vi sembra veramente assurdo, ad esempio, che alla telefonata di convocazione sulla passeggiata il Salvatore Nasti poi va senza sapere nulla, senza aver chiesto nulla. Dice: cosa è successo? Lo sai, è sparita Liliana. Ma se ognuno di noi, no, ricevesse una telefonata così, urgente, dire vieni tu, vieni da me, è una cosa, è successa una cosa, ma almeno telefonicamente si chiede cosa riguarda, cosa è successo. Magari in linea generale, se non si vuole dettagliare. Invece no, non vi sembra assurdo che questo Salvatore Nasti alla convocazione così precipitosa risponda obbedisco, obbedisco, senza dire ma dimmi, ma almeno accennami qualcosa. Niente. Vai lì e dice: ecco, sono corso da te, mio console, sono corso da te, mio capo. Cosa vuoi tu da me? Dice: è sparita Liliana. Liliana chi? Vedete, tutto è strano in questa vicenda. E quindi ecco che sostanzialmente io credo che quel giorno Liliana sia stata rapita, picchiata, da lei volevano qualcosa. Qualcosa che lei non aveva, qualcosa che successivamente avranno cercato di ottenere, qualcosa che è collegata sicuramente alla restituzione del corpo, che non è una restituzione casuale, non è che si restituisce un corpo dopo 21 giorni giusto per una degna sepoltura. E in tutto questo, vedete, questi personaggi di cui abbiamo parlato e riparlato tante volte sono tutti comprimari. Sono tutti comprimari. Nessuno è, a mio avviso, protagonista assoluto di questa vicenda o colpevole di aver ammazzato. No. Sono tutti colpevoli di non aver fatto nulla per difenderla. Sono colpevoli ed innocenti nello stesso momento. Sono pavidi e megalomani, narcisisti e mentitori. Hanno abbandonato la nave della vita di Liliana che affondava. L'hanno abbandonata al proprio destino. Questa è la ricostruzione sintetica. Quindi io vi lascio ora alla testimonianza di Fulvio Covalero per dirvi come egli sia la voce dell'amico normale, ancorata però sempre a quell'idea di gioventù, quell'idea in cui si parlava ancora di pane, amore e libertà.
Quell'idea che è stata poi sporcata dall'evoluzione della vita, da gente che non ha saputo aiutarla. E mi dispiace dirlo, tra tutti i personaggi, magari certamente gli amici, il marito non avrà avuto una grossa sensibilità, ma io credo che il personaggio più devastante nella vita della Rasinovic resti sempre Claudio Sterpin, che si va ad inserire nella vita di questa donna, provocandone certamente uno sconvolgimento incredibile. Questo è quanto, amici miei, vi lascio all'amico Fulvio e vi do appuntamento per le prossime riflessioni. Un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao Nicola, ti invio questo breve, sicuramente breve video, dove faccio una piccola analisi su Liliana, ovviamente. E chi l'ha conosciuta ha sempre reso testimonianza, parlando di lei, di una persona estremamente corretta, sicuramente chiusa, molto una persona che parlava poco di sé. E raccontava poco di sé, così. Solo che è dal 14 dicembre del 2021 che tutto si è stravolto un po', tutta l'immagine di Liliana è stata sporcata da mille cose, da illazioni, no? E Liliana, secondo le testimonianze vaghe e fantasiose di Claudio Sterpin, era l'amante di era appunto la sua amante, cosa che Claudio non ha difficoltà, non ha avuto difficoltà a dire, anche perché era chiaro che Liliana aveva qualche difficoltà a smentirlo, no? E per cui si è lanciato a ruota libera nelle sue esclamazioni. E Liliana poi, tra l'altro, si mormora che fosse coinvolta in un traffico losco di soldi, no? Chissà che intrighi, chissà che robe. Una grande sorpresa sicuramente per chi comunque la conosceva e anche il mio parere è che comunque lei non sarebbe mai stata, non dico in grado, ma non, che non le passasse nemmeno per la testa di mettersi in mezzo a storie di questo tipo. E con questo si è voluto anche in qualche modo associare il fatto che giravano dei soldi in casa per confermare o comunque dare questa impressione, tanto che si riesce addirittura a ventilare l'ipotesi che la morte di Liliana sia dovuta a una specie di regolamento di conti, no, di una vendetta, di una roba di questo tipo qua. Figurarsi. Bene. Per cui diciamo che dal 14 dicembre del 2021 sì, purtroppo l'immagine di Liliana è stata sporcata in tanti modi, in mille modi. L'ha sporcata pure chi ha fatto le indagini, no? Volendo chiudere il discorso, cercando, tentando di chiudere il discorso, con l'ipotesi che lei si sia suicidata, quindi non manca nulla, no? Cioè una specie di messalina con delle attività poco chiare, forse anche oltre il lecito, e suicida. È un bel risultato però, un bel risultato, che devo dire. Vabbè, mi fermo qui perché se... Mi fermo qui. Ciao a tutti.